Buongiorno a tutti e benvenuti nel video delle pagelle del giorno dopo di Sampdoria Lecce 0-2. Una vittoria veramente fondamentale, importantissima, perché ci consente di andare momentaneamente al quindicesimo posto con 15 punti a più 8 dalla zona retrocessione. Veramente una situazione bellissima che penso in pochi si sarebbero potuti aspettare vedendo il nostro precampionato. Prima di cominciare, lasciate tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale e prossimamente, settimana prossima, vedrò, vi porterò un altro video di pagelle, il vero e proprio pagellone di metà stagione, perché anche se siamo solo alla quindicesima giornata, poi diciamo il 2022 si conclude e comincia un altro campionato, almeno a mio modo di vedere, nel 2023. Allora, Falcone 7, io rischio di essere ripetitivo su questo ragazzo, ma dico sempre le stesse cose in ogni pagella su Falcone. Veramente maestoso, mostruoso e decisivo con la parata sul Gabbiadini nel primo tempo, che ci consente di non solo mantenere il risultato sullo 0-0, ma se quella palla fosse entrata la partita secondo me sarebbe cambiata. Quindi bravissimo Falcone anche ieri. Gallo 6 e mezzo, buonissima gara anche la sua, secondo me. Umtiti, il sergente Samuel Umtiti 7 e più, ha coperto in maniera asfissiante Gabbiadini, che sicuramente è il giocatore più pericoloso della Sampdoria, e ieri ovviamente lo ha dimostrato. Si prende un giallo nel primo tempo, ma nonostante tutto va sempre al contrasto, è corretto nella maggior parte delle volte, e quindi Umtiti è l'anima anche in difesa del nostro Lecce. Baschirotto, allora, a me sinceramente quando gioca terzino fa un po' ridere, perché anche vedendo le sue caratteristiche fisiche, secondo me non può fare il terzino destro, deve fare assolutamente difensore centrale. In fase di copertura, ovviamente, allora guarda, io do 7 meno, proprio perché da terzino non mi piace. Ha sbagliato tanti passaggi, anche se chiaramente il mister gli ha chiesto di rimanere un po' dietro, però secondo me, anzi dai, diamogli 7 a Baschirotto, da 7 a Baschirotto e 7 anche a Pongracic. Jandré, che è entrato nel secondo tempo, 6 e mezzo. Perché 6 e mezzo? Perché ha fatto un autentico miracolo salvando una palla su Gabbiadini nel secondo tempo, e quindi comunque da 6 a 6 e mezzo. Centrocampo. Passiamo secondo me a un giocatore veramente mostruoso a centrocampo. Io sinceramente a Hjulmand do 7 e mezzo, un 7 e mezzo che però tende verso l'8, secondo me. Questo ragazzo è sempre stato bravo, ma in queste ultime partite sta veramente dando il meglio di sé. Quanti palloni ha recuperato? Mai un intervento sbagliato. Quanti interventi in scivolata per neutralizzare le azioni avversarie. Morten Hjulmand sta confermando il valore che ci ha dimostrato in questi anni qui a Lecce. Passiamo a un'altra grande sorpresa di questo inizio campionato. Joan Gonzalez, che secondo me si merita anche lui, dai, 7 e più. È un furetto, le sue batterie non si esauriscono mai, sempre presente nel gioco offensivo e difensivo del Lecce, quindi veramente un'altra grandissima, grandissima sorpresa. Blen, sicuramente un po' più in calo rispetto alla partita con l'Atalanta, però comunque 6 e mezzo, che secondo me se lo merita. Askildsen, un po' malino, devo dire la verità. Askildsen 5 e mezzo. È entrato e ha sbagliato praticamente quasi tutto quello che poteva sbagliare. Va alla conclusione una volta, però sinceramente non mi è piaciuto e vi devo dire la verità, non mi è mai piaciuto. Non ha dato un impatto sicuramente come ci si aspettava, ecco, da un giocatore come lui qui a Lecce fino ad ora. Do voto uguale a Strepezza di Francesco, diamo 6 e mezzo a tutte e due. Strepezza che ha avuto comunque l'occasione sulla punizione, una punizione che io a dire la verità avevo visto dentro. Di Francesco aveva segnato il gol del 2-0, annullato per fuorigioco, peccato, però
Comunque, buonissima gara anche la loro. Udine 6, Banda 7. Sono contento per questo ragazzo, mancava ancora il suo gol, ma vi devo dire la verità, il Banda di queste ultime partite è un Banda completamente rivoluzionato, forse sarà per il taglio di capelli, non lo so, però è un giocatore più altruista, meno egoista ed è riuscito anche a essere incisivo sotto porta ieri. Quindi veramente sono molto contento per lui. Passiamo adesso a Lorenzo Colombo. 7,5, anzi in realtà dovrebbe essere 8. E diamoglielo, va. Voglio premiarlo Colombo. Premiamolo, premiamolo, premiamolo. 8 per Colombo. Questo ragazzo sta confermando di meritare la fiducia di Baroni. E ieri gol bellissimo da rapace d'area di rigore sull'unica occasione che poi tra l'altro ha avuto nel primo tempo e tra l'altro il tiro ce l'ha perché la porta lui la vede benissimo. E anche all'83esimo dopo appunto 80 minuti di corsa, di contrasti, di battaglie con gli avversari serve anche un assist di tacco per Banda che ci consente di chiudere la partita. Quindi Colombo MVP di ieri, proprio per il gol e l'assist di ieri sera. Baroni 7,5, è un voto in salita, è un voto in salita per mister Baroni, anzi il voto guarda, lo mettiamo qui, dicevo è un voto in salita perché finalmente il Lecce ha trovato la quadra, ha trovato la formazione giusta, un Lecce cattivo, anche se ovviamente la partita di ieri è stata più complicata, ma è un Lecce che ha saputo soffrire nei momenti clou, ripartire, è stato un Lecce cinico che ha sfruttato al meglio praticamente tutte le ripartenze, tutte le occasioni che ha avuto e quindi si deve dare merito al mister che ha dato e sta dando una grande identità a questo gruppo. Ci sentiamo in un prossimo video, forza Lecce sempre, buona domenica e ciao!